La pace del Signore, fratelli e sorelle, vogliamo ringraziare e lodare il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo e prima di tutto lo vogliamo ringraziare per questa opportunità che ci sta dando oggi noi qui in America e voi in Italia per insieme lodare e glorificare il nome Suo. Fratelli e sorelle, apriamo in una parola di preghiera. Signore, un'altra volta veramente una benedizione grandissima che Tu ci dai. Noi siamo così lontani, ma siamo uniti insieme attraverso la tecnologia e noi possiamo lodare e glorificare insieme il nome di Gesù Cristo. E Signore, io ti domando che Tu benedici ogni cosa che sarà detta in questa sera e che Tu la userai per la Tua gloria, per l'onore e per portare gente più vicina a Gesù Cristo. Questo è il desiderio del nostro cuore, Signore, che qualcuno si converta, qualcuno accetta Gesù Cristo dentro i loro cuori come Salvatore e Signore. Signore, un'altra volta ti ringrazio, benedici ogni cosa. In Gesù, nel nome di Gesù noi preghiamo e ti diamo la gloria e l'onore. Amen. Fratelli e sorelle, glorifichiamo Gesù. Grande Dio,
vedrà che tra io
veramente vogliamo dire in questa sera alleluia. To you, Signore. Noi non lo stiamo dicendo con le nostre labbra, ma è un alleluia che viene dal cuore. Perché, Signore, noi veramente ti amiamo e noi veramente vogliamo ringraziarti di quello che costantemente tu fai nelle nostre vite. La conoscenza che noi abbiamo, che tu sei con noi in ogni momento. Tu hai detto che tu venivi a vivere dentro il nostro cuore, è la verità. Tu vivi dentro di noi attraverso lo Spirito Santo. E noi, Signore, ti vogliamo ringraziare. La preghiera e il desiderio del nostro cuore che noi diventiamo più come a te, che tu ti manifesti in noi e attraverso noi, che la gente possa vedere le buone opere che noi facciamo e possono avvicinarsi più a te, e tu ti prendi la gloria e l'onore. Signore, benedici la tua parola ora. Io prego che tu ci dai orecchie per udire quello che tu vuoi che noi ascoltiamo. Grazie, Signore. Grazie al nome tuo. Grazie a Gesù. Amen and amen. Fratelli e sorelle, questa sera, per un poco di minuti, voglio parlare riguardo una cosa che è molto importante. E fratelli e sorelle, ogni credente, ogni persona che dice di essere un discepolo, un figliolo di Dio, deve conoscere che cosa è il Vangelo. La parola del Signore ci dice chiaramente in che cosa il Vangelo consiste. Fratelli e sorelle, noi ci dobbiamo ricordare che c'è un nemico in questo mondo, un nemico che costantemente lotta contro la Chiesa e contro a noi. Il nemico Satana non è originale. Quello che lui fa, lui sempre cerca di imitare il Signore. E una delle sue specialità è di prendere un poco della verità e di mescolarla con tanta falsità e di produrre un Vangelo che non è il vero Vangelo. E il motivo che Satana produce questo falso Vangelo è per cercare di ingannare alla gente. La parola del Signore ci dice che c'è solamente un vero Vangelo. Ma la parola del Signore ci dice che ci sono molti falsi Vangeli. E siccome ci sono tanti falsi Vangeli presenti su questa terra, è importante conoscere quello che il vero Vangelo dice, di cosa consiste.
Paolo, scrivendo ai credenti della Chiesa di Galati, scrive queste parole. I credenti di questa Chiesa erano giudei che si erano convertiti, erano diventati cristiani. Però il nemico si era infiltrato nella Chiesa attraverso falsi profeti, falsi maestri. E il diavolo stava cercando di corrompere, di pervertire il Vangelo che loro avevano ricevuto attraverso l'Apostolo Paolo. E Paolo dice queste parole nei Galati capitolo 1, incominciando dal versetto 6. Dice: mi meraviglio che così presto voi passate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Fratelli e sorelle, Paolo dice: mi meraviglio. Non è passato assai tempo. È stato così facile che qualcuno vi ha convinto a passare da colui che vi aveva chiamati attraverso la grazia di Cristo. Paolo dice: voi vi siete e vi state allontanando da Gesù. Gesù è quello che vi ha chiamato. Gesù è quello che vi ha portato nel vero Vangelo. Ma ora, così presto, vi state allontanando e state credendo un altro Vangelo, un Vangelo che è differente da quello che è stato presentato a voi nel principio. Sì, fratelli e sorelle, quando una persona si allontana dal vero Vangelo, loro si allontanano dalla grazia di Dio, non si avvicinano alla grazia di Dio, ma si allontanano dalla grazia di Dio. Sì, Gesù li aveva chiamati mediante la grazia, ma ora si stavano allontanando da questa grazia e si stavano avvicinando a un altro Vangelo. Versetto 7. Che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Paolo dice: non esiste un altro Vangelo, c'è solamente un vero Vangelo. Ma qualcuno sta cercando di allontanarvi dal vero Vangelo a un altro Vangelo, ma non esiste, non c'è un altro Vangelo. Ogni altro Vangelo è illegittimo, non è il vero Vangelo. Non è un Vangelo che parla di buona notizia. Non è un Vangelo che produce pace, produce gioia, produce salvezza, produce fede. È un Vangelo illegittimo che non procede dalla grazia di Dio. Sì, fratelli e sorelle, vogliamo vedere il cuore, la passione di Paolo, che cerca di fare capire a questi credenti
che non c'è un altro Vangelo. E dice vi sono alcuni che si sono infiltrati nella Chiesa, che vi turbano. Vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Sì, fratelli e sorelle, ogni Vangelo che non ha niente a che fare con il Vangelo di Cristo è una perversione, una distorsione del vero Vangelo. Non è iniziato con la persona di Gesù Cristo. Non è stato dato da Dio. E introduce un Salvatore differente di Gesù Cristo. Usa nomi e idee familiari, perché come ho detto al principio, Satana imita il Signore. Così lui imita nomi e frasi e gente per cercare di pervertire questo Vangelo e per cercare di ingannare la gente. Ci sono alcuni che vi turbano. E fratelli e sorelle, la parola del Signore ci dice che noi, come ci avviciniamo agli ultimi tempi, molti falsi profeti, molti falsi predicatori, pastori, saranno presenti e faranno la stessa cosa. Cercheranno di turbare i credenti per cercare di allontanarli dalla verità del vero Vangelo. Satana non vuole che noi crediamo nel vero Vangelo. A lui non importa se tu credi in un altro Vangelo, ma non crede nel vero. Perché i falsi Vangeli non ti salveranno, non ti daranno la speranza che un giorno tu vedrai Gesù Cristo faccia a faccia. Versetto 8. Ma, fratelli e sorelle, guardiamo quello che Paolo dice. Ma anche se noi, Paolo dice, tu hai udito il vero Vangelo. Quando noi siamo venuti a voi, noi vi abbiamo proclamato il vero Vangelo, il Vangelo di Gesù Cristo, il Vangelo della grazia di Dio. Se noi ritorniamo a voi e vi parliamo di un Vangelo che è differente da quello che tu hai udito al principio, Paolo dice non mi ascoltare. Ma anche se noi o un angelo del cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Paolo dice non lo ascoltare. La maledizione di Dio deve rimanere sopra di questa persona. E Paolo dice anche se io predico un Vangelo differente, fai che io sia maledetto. Non ascoltarmi. Non ha importanza chi lo predica. Non ha importanza quanto gente c'ha nelle sue nelle loro chiese. Non ha importanza quanto popolari loro sono. Se il Vangelo è differente dal vero Vangelo di Gesù Cristo,
falli essere maledetti, non ascoltarli. Versetto 9. Come abbiamo già detto, sì, Paolo ripete la stessa cosa. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo, anche adesso. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Sì, Paolo ripete un'altra volta, perché Paolo sa che solamente il Vangelo di Gesù Cristo porta salvezza. E Paolo dice: se voi vi allontanate dal vero Vangelo e ascoltate a questa gente che predica un Vangelo differente, voi perderete l'anima vostra. Non ascoltare. Rimani e credi solamente nel vero Vangelo, nell'unico Vangelo, il Vangelo di Gesù Cristo. Paolo, scrivendo ai Corinti, dice queste parole: infatti, se uno viene a predicarvi, fratelli e sorelle, un altro Gesù, sì, c'è il vero Gesù, c'è Gesù, il Messia, il Salvatore dell'umanità, ma ci sono anche falsi Gesù. E Paolo dice: infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, sembra familiare, sembra simile al vero Gesù, ma non è il vero, è una imitazione del vero Gesù. Se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere un spirito di sì, fratelli, un altro Gesù, uno spirito diverso, non è lo Spirito Santo, è lo spirito del nemico, è lo spirito di Satana. Sì, il falso Vangelo ha le sue origini da Satana. È proclamato dai spiriti maligni, spiriti demonici che seguono Satana. O se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate, lo sopportate volentieri. Sì, fratelli, c'erano gente, c'erano credenti della Chiesa che sopportavano volontariamente gente che predicava un altro Gesù, un altro spirito e un altro Vangelo. Dobbiamo stare attenti, fratelli. Il nemico conosce che il suo tempo, il tempo che è rimasto a lui, è corto. Gesù ci ha detto che il nemico viene per uccidere, distruggere e rubare. Questo è il suo compito: distruggere, uccidere e rubare. E questo è che lui fa costantemente. Cerca di pervertire la verità e di cercare di sostituirla con cose che sono false. Perciò, fratelli e sorelle, dobbiamo stare attenti, attenti, perché c'è un vero Vangelo, ma ci sono altri Vangeli che non sono originati con il Dio. Non è il Vangelo di Gesù Cristo. Perciò dobbiamo conoscere quello che il vero Vangelo dice, così noi possiamo proteggere l'anima nostra. Ma c'è anche un altro motivo, perché noi dobbiamo conoscere quello che il Vangelo dice. E Pietro, nella prima epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 15, dice:
ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazione. C'è un altro motivo perché noi dobbiamo conoscere il vero Vangelo, perché Pietro dice che noi dobbiamo essere sempre pronti a dare una risposta a ogni persona che viene a noi e vuole conoscere il motivo di questa speranza che noi abbiamo nei nostri cuori. Fratelli e sorelle, se uno dei due vicinati, uno dei due familiari, qualche persona al lavoro ti domanda: ehi, dimmi di questo Gesù Cristo, dimmi di questo Vangelo che tu credi, puoi dare una spiegazione? Puoi spiegare a loro che cosa è il Vangelo di Gesù Cristo? Puoi dare una difesa del Vangelo di Gesù Cristo? Sì, rendere conto descrive di dare una risposta a domande scettiche, domande offensive, domande derisorie. Qualcuno viene a te e cerca di prenderti in giro e ti fa queste domande riguardando il Vangelo, la tua salvezza, la tua eternità. Puoi dare una risposta? Puoi spiegare a loro in una maniera che loro possono comprendere quello che è successo a te, quello che è successo nella tua vita, nel tuo cuore, quando tu sei venuto faccia a faccia con Gesù Cristo. Sì, fratelli e sorelle, siate sempre pronti, non solamente il predicatore, non solamente il pastore, l'evangelista, ma ogni credente deve essere sempre pronto a rendere conto, a spiegare la speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Sì, fratelli e sorelle, ci sono molti credenti che non conoscono la parola di Dio. Ci sono molti credenti che se tu fai una domanda e gli domandi di spiegarti qualche cosa della parola del Signore, dico: aspetta un momento, fammi chiamare il pastore, fammi domandare al pastore quello che significa qua, e io poi ti chiamo indietro e ti faccio sapere la risposta. No, fratelli e sorelle. Ogni credente deve conoscere le cose fondamentali del Vangelo di Gesù Cristo, così che noi possiamo dare una spiegazione a coloro che vogliono sapere la verità. Cosa è il Vangelo? Stiamo parlando del Vangelo. Che cosa è il Vangelo? In Marco capitolo 1, versetto 1, Marco incomincia il suo Vangelo con queste parole: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Fratelli e sorelle, ogni grande storia ha un inizio. E Marco dice che l'inizio è il Vangelo di Gesù Cristo, il figlio di Dio. La parola Vangelo significa buona notizia, buona novella. Il Vangelo è la buona novella, la buona notizia di Gesù Cristo,
il figlio di Dio. Non solamente Gesù è il figlio di Dio, ma lui è anche Dio figlio, perché c'è un Dio manifestato in tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Perciò, fratelli e sorelle, il Vangelo è la buona novella, la buona notizia del Figlio di Dio, di Gesù Cristo. Questo è il Vangelo. Versetto 14 di Marco, capitolo 1, dice che dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio. Non solamente il Vangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ma è anche il Vangelo di Dio. Il Vangelo che ha originato con il Signore, dicendo, versetto 15, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Ravvedetevi e credete alla buona novella, alla buona notizia di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Questo è il Vangelo, la buona novella, la buona notizia di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Paolo, scrivendo ai Romani, dice queste parole nel capitolo 1, versetto 1. Dice Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio. Sì, fratelli e sorelle, noi, il Signore ci ha salvato, il Signore ci ha chiamati per essere ambasciatori, per proclamare, per annunciare il messaggio del Vangelo. E Paolo dice, Dio mi ha chiamato di essere un apostolo e mi ha messo a parte, mi ha santificato per lo scopo di predicare il Vangelo di Dio. È un Vangelo che appartiene a Dio, è un Vangelo che ha originato con Dio, è un Vangelo che è stato mandato da Dio. Perciò, fratelli e sorelle, conosci quello che il Vangelo dice e sei sempre pronto a dare una spiegazione a coloro che ti domandano la speranza che è in te. Ma il Vangelo è la buona novella, la buona notizia di Gesù Cristo. Paolo, nell'epistola di 1 Corinti, capitolo 15, dal versetto 1, ci spiega, ci dà più informazioni intorno al Vangelo. E dice questo: vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato. Adesso, se tu leggi il libro dei Corinti, i Corinti erano credenti, ma i Corinti avevano molti problemi. Avevano problemi con la carnalità. Avevano problemi che non comprendevano le cose del Signore. C'erano molti conflitti nella chiesa dei Corinti. C'erano molte divisioni nella chiesa dei Corinti. Non avevano tanta spiritualità, infatti loro permettevano immoralità. C'era un figlio che aveva un affare con la madre del padre,
e tutta la gente accettava queste cose nel loro mezzo. Ma Paolo dice, vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi sapete anche ricevuto, nel quale state anche salvi. Sì, Paolo aveva annunciato il Vangelo e loro lo avevano ricevuto. Sì, fratelli e sorelle, il messaggio del Vangelo, la buona notizia di Gesù Cristo, per essere effettiva e per produrre cambiamento nella vita di una persona, deve essere ricevuto. Non è bene abbastanza ascoltare il Vangelo, ma il Vangelo deve essere ricevuto, deve essere fatto una cosa personale. E i credenti in Corinti, Paolo dice, voi lo avete ricevuto, e anche se ci sono molti problemi nella vostra chiesa, voi avete una fondazione che è salda, una fondazione che vi mantiene forti nel Vangelo che voi, che vi è stato annunciato e che voi avete ricevuto. Versetto 2. Mediante il quale siete salvati. Sì, fratelli e sorelle, solamente il Vangelo di Gesù Cristo porta salvezza. Solamente il Vangelo di Gesù Cristo produce salvezza. Solamente il Vangelo di Gesù Cristo può cambiare il cuore di una persona. Se una persona è in Gesù Cristo, è una nuova persona. Le cose vecchie sono passate e lui è diventato nuovo. Sì, mediante il quale siete salvati. Salvezza si può solamente ricevere attraverso la religione, ma attraverso il Vangelo. E Paolo dice, voi siete salvati perché avete ascoltato e avete ricevuto il Vangelo, ma voi dovete riteniate quale vi ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Paolo dice, non basta che voi avete ascoltato, avete ricevuto e siete stati salvati, ma voi dovete continuare a credere nel Vangelo di Gesù Cristo. Perché se voi non credete più, o se qualcuno vi ruba questa speranza che c'è in voi, o se qualcuno vi seduce a credere in un falso Vangelo, voi avete creduto in vano. Sì, fratelli e sorelle, non è come si incomincia, e come si continua giorno dopo giorno a credere nel Vangelo di Gesù Cristo. Ci sono molte persone che incominciano, credono, ma dopo un poco si sviano, si allontanano dal Signore. Hanno perso, hanno perduto, hanno creduto in vano. Tutta la conoscenza che loro hanno non serve a niente. Tutto quello che loro avevano ricevuto l'hanno perso, perché si sono allontanati dal Vangelo di Gesù Cristo. Non credono più alla buona novella, la buona notizia di Gesù Cristo. Hanno permesso gli agenti di Satana di pervertire
la loro mente. Versetto 3. Poiché vi ho prima trasmesso, vi ho prima di tutto trasmesso, come ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture. Paolo dice, io vi ho prima di tutto trasmesso quello che io ho ricevuto. Paolo dice, io non ho inventato il Vangelo, ma io non l'ho scritto questo Vangelo. Io l'ho ricevuto e come l'ho ricevuto, io lo predico. Io lo dico alla gente. Paolo dice, questo non è il Vangelo di Paolo. Nel senso che lui l'ha creato, lui l'ha modellato. È il Vangelo di Paolo nel senso che lui personalmente crede in questo Vangelo e lo diffonde. Ma è il Vangelo di Gesù Cristo. È un Vangelo che è originato con il Dio, con Gesù Cristo, e io l'ho ricevuto, è stato proclamato in me, è stato introdotto in me, io l'ho creduto. E io lo diffondo, io lo predico. Paolo dice, secondo le scritture, sì, fratelli e sorelle, il Vangelo di Gesù Cristo, la buona novella di Gesù Cristo, è basata sulle scritture, è basato su cose che sono avvenute su questa terra, eventi attuali, eventi reali, eventi storici che hanno preso nella storia umana. Non è la creazione di una mente umana, non è la creazione di qualcun altro, ma è secondo le scritture, come è rivelato dalle scritture e come le scritture sono state dimostrate di essere la verità attraverso la storia umana. Sì, fratelli e sorelle, se tu parli a qualcuno di qualche altra religione e dici tu credi in questa cosa, noi crediamo in questa cosa, ma se tu gli domandi c'hai prove che quello che tu credi è la verità, non ti possono dare prove, fratelli e sorelle, perché non c'è prove. È l'immaginazione umana, la creazione della mente umana, ma il Vangelo di Gesù Cristo, il Vangelo che noi abbiamo ricevuto, abbiamo creduto e ora predichiamo, è basato sulle scritture, su eventi storici, eventi reali. Che sono questi eventi? La prima cosa che Paolo menziona, ve li dico ora e poi li vediamo un'altra volta. Il Vangelo è composto di queste cose. Cristo è morto per i nostri peccati. Gesù Cristo fu seppellito. Gesù Cristo risuscitò il terzo giorno. Sì, fratelli e sorelle, Cristo è morto, Cristo è stato seppellito, Cristo è risuscitato il terzo giorno. E quello che descrive il Vangelo di Gesù Cristo. Paolo dice qua nel versetto 3 che Cristo morì per i nostri peccati. Sì, fratelli e sorelle, il Vangelo chiaramente dice
che ogni persona è un peccatore. Non solamente ogni persona è un peccatore, ma ogni persona non può salvare se stesso. Noi siamo, non abbiamo la possibilità di salvarci. Noi siamo nati in peccato, viviamo in peccato e noi moriremo in peccato. E il Signore, il Padre, conosceva questo. E la parola del Signore ci dice che prima della fondazione del mondo, Gesù morì per noi. Prima della fondazione del mondo, Gesù dice: Padre, io sarò quello che morirò per coprire, per levare, per togliere i peccati di ogni persona. Sì, fratelli e sorelle, ci stiamo avvicinando, in due settimane sarà Pasqua, quando noi, quando il mondo un'altra volta si ricorda della crocifissione, del seppellimento e della resurrezione di Gesù. Sì, fratelli e sorelle, il Signore nella sua misericordia sta dando non solamente alla Chiesa ma a tutto il mondo un'altra opportunità di pensare chi è Gesù. Paolo ci dice che il Vangelo, la buona novella di Gesù Cristo, è che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture. Fratelli e sorelle, Gesù morì per te, Gesù morì per me, Gesù morì per ogni persona. Quando Giovanni vide Gesù che stava andando a lui per essere battezzato, Giovanni disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato di tutto il mondo. La parola del Signore ci dice che quando noi eravamo peccatori, Gesù è morto per noi. Sì, fratelli e sorelle, nessuno di noi meritava la grazia di Dio, ma il Signore, nella sua bontà, ha mandato Gesù per offrire grazia. Ricordate, grazia è una cosa che noi non meritiamo, ma il Signore ce la dà a noi, anche se noi non la meritiamo. Gesù morì per i nostri peccati, secondo le Scritture. Versetto 4. Che fu seppellito. Di noi, quando pensiamo alla vita di Gesù, molte volte non pensiamo che il seppellimento di Gesù è una cosa importante. Noi ci concentriamo sulla croce, quello che Gesù ha sofferto sulla croce, quello che lui ha compiuto sulla croce. Ma Paolo dice che il messaggio del Vangelo dice che Gesù fu seppellito. Perché? Perché il seppellimento di Gesù è una cosa importante? Fratelli e sorelle, quando Paolo dice che fu seppellito, Paolo sta dicendo e sta dando un'altra dimostrazione. Sì, che Gesù è veramente morto. Gesù che veramente morì. Sì, fratelli e sorelle, i musulmani non credono che Gesù morì sulla croce.
I musulmani credono, loro insegnano che quando Gesù stava morendo sulla croce, apparve a tutta la gente che lui stava morendo, ma il Signore lo ha rimosso dalla croce e lui non è morto. Ma no, fratelli e sorelle, il Vangelo di Gesù Cristo dice che Gesù è morto per i nostri peccati. È stato seppellito. Tu non seppellisci una persona che è ancora vivente. Coloro che sono seppelliti sono coloro che sono morti. Perciò, fratelli e sorelle, il seppellimento di Gesù è un'altra confermazione che Gesù veramente è morto per i peccati di tutta l'umanità. Ma non solamente questo, fratelli e sorelle, nel Vecchio Testamento i profeti avevano profetizzato che Gesù doveva morire. Isaia nel capitolo 53 dice che lui sarebbe stato seppellito in una tomba che apparteneva a un uomo ricco. Sì, fratelli e sorelle, fu seppellito secondo le scritture. Un'altra confermazione che la parola del Signore è la vera parola di Dio. Non c'è bugia, non ci sono cose false che sono scritte nella parola del Signore. Fammi finire questa. E dice, fu seppellito e è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Anche questa, anche la resurrezione è una verità molto importante per il Vangelo. Ti rivelerò, e se Gesù morì, è morto sulla croce, e se Gesù fu seppellito, ma se lui non risuscitava, che aveva compiuto? Niente. Non ha importanza se era un uomo buono, non ha importanza se diceva che lui era il figlio di Dio, il Messia, non ha importanza, è morto. E fratelli e sorelle, tutte le altre religioni che si trovano in questo mondo, tu puoi andare in un posto dove puoi trovare la tomba del fondatore di quella religione. Se tu vai a Mecca e Medina, tu fai la tomba di Mohammed. Sì, fratelli e sorelle, se Gesù è morto, era seppellito, ma non risuscitava, non c'era Vangelo, non c'era buona notizia. Era la fine di ogni speranza. Sì, la resurrezione ha dimostrato che Gesù era veramente chi lui aveva detto di essere. Gesù disse, seppellì, uccidetemi. E dopo 3 giorni io risusciterò. E fratelli e sorelle, la resurrezione è la parola che Gesù ha conquistato e ha vinto. La tomba non lo poteva trattenere. La resurrezione dimostra la credibilità di Gesù Cristo, che quello che veramente lui ha detto era la verità. E Paolo un'altra volta ripete, secondo la scrittura, fratelli e sorelle, e secondo le scritture, secondo la parola. Mi fermo qui, e se il Signore vuole continueremo la settimana prossima. Il Vangelo, la buona notizia di Gesù Cristo. Gesù è morto per i nostri peccati, Gesù fu seppellito
e Gesù risuscitò il terzo giorno. Queste sono le cose che noi crediamo. Questa è la speranza che noi abbiamo. Abbiamo ascoltato, abbiamo ricevuto, crediamo e continuiamo a credere, e noi dobbiamo spiegare a coloro che ci domandano. Del Vangelo di Gesù Cristo. Signore, ti ringrazio per la tua parola. Non è un Vangelo creato da uomo, anche se è stato proclamato da uomini, è un Vangelo che è originato con te, il Vangelo di Dio, il Vangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Signore, io prego che se c'è qualcuno che mi sta ascoltando che non ha ancora creduto nel Vangelo, non hanno ancora capito veramente, chiaramente chi è Gesù, noi preghiamo che tu apri la mente loro e loro comprendono che Gesù morì per i loro peccati. Loro non devono più continuare a vivere una vita di peccatori. Loro possono essere salvati, possono divenire parte della tua famiglia, figli di Dio, figlie di Dio, e avere questa speranza che il Vangelo produce nei cuori di coloro che credono. Toccale, Signore, e portali, avvicinili a te. Ti domando ogni cosa nel nome di Gesù. Fratelli e sorelle, il Vangelo di Gesù Cristo. La pace del Signore. Se il Signore vuole, ci vediamo la settimana prossima. Il Signore vi benedica a tutti voi. Pace.